un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti è senti storie, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio, pacchi! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak, bien. Colpo partito! Triplo pilota reale ritornato con pallino. Mi ha dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, me fa uscire la cornuta in guardia. I like, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, cacca da bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti è senti storie, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono greci! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo? Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio, pacchi! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak, bien. Colpo partito! Triplo pilota reale ritornato con pallino.
mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, storia. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Monamù, sciacqua dalla bocca, perché Monamù è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu... Cortesemente, se ti togli in mezzo, grazie. Buonasera, bentornati al mio canale o benvenuti. Scusate, ci ho messo un po', ma perché se trovava. Allora, oggi partiamo una nuova vecchia saga, per me molto molto importante. Oh, ciao Ispe, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao. Molto divertente, molto importante. Io non sono stato mai un grande fan della saga di Tomb Raider l'originale. Giocai solo il primo all'epoca, moltissimi anni fa, su PlayStation. Manco a dire uno, era proprio quella uno e quella piccolina che venne dopo. Ma questo qui del primo capitolo del reboot lo consumai. L'ho giocato veramente tante volte nel corso degli anni. E mi sembrava proprio giusto e appropriato. Ciao Ranzik, benvenuto. Benvenuto anche a lei, Mi è sembrato naturale cioè già c'avevo l'idea di portarlo prima o poi, nonostante, diciamo, il terzo capitolo non sia all'altezza degli altri due. Comunque faremo tutta la trilogia. Lagna Croft. Ma qua Lagna, però, diciamo che poi dopo. Nuova partita. Crea nuovo. Difficile, ovviamente. Però questo è bello. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie. Lo parliamo. Ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno. Meglio. Partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Comunque si difende tantissimo. Salva, buon pomeriggio anche a te. Ma hai notato chi ti segue? No. Ma Isum? ma lo conosco io, Frank Serino. Ci conosciamo da anni. Nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Grazie, Isper. Troviamo qualcosa che ci spinge. Ah, vedi. Sì, da mo'. Uno stimolo a proseguire. Che dite? Io sto a vedere il filmato, ma vi saluto per bene. Oggi sto un po' più rincoglionito di ieri, però diciamo che sono messo meglio. Stavo pure a rischio stamattina, dai. Per il momento pare che va. Io dico. Melange. No. Sarà la sesta, settima. I'm broken. Grande Ranzik. No, non è la prima volta, però mi piace. Come dicevo prima all'introduzione, è un reboot che mi ha divertito molto. Questo è il capitolo successivo, ancora di più. Poi il terzo, vabbè. Ma che salto ha fatto? Un salto esagerato. Si difende ancora. Io prima l'ho caricato per vedere se funzionava tutto. Ancora si difende, nonostante siano passati 10 anni. Pari, perché è uscito nel 2013. Lasciato è proprio brutto. Lo porterò per completezza, ma... Tieni premuto. Ci divertiremo a piallo per culo, penso. Qualcuno ci aiuti!
La ranocchia. Pareva. Che treccetti. Ma tu non hai mai visto Whisper questo gioco qui? Pam, cinguina. Ah, com'è andata? Shadow è quella stè così. Mamma mia. Ma infatti. Ma infatti è quello che penso anch'io, però. Oh. Almeno è venuto bene, non è stata una cosa orrenda. Non è il quarto remake tipo The Last of Us che ne hanno fatti 782. The remake remaster. Io a lei la adoro proprio come l'hanno fatta. Come hanno reso il character design, mi piace tantissimo. Aiuto! Ah, cominciamo subito alla grande poi. Mamma mia, serie TV. Io serie TV non la vedrò, ma ho visto il primo episodio. Perché perdere tempo? È uguale. Hanno usato proprio gli storyboard delle serie per fare il primo episodio. Ma magari si differenzierà, per carità. Ma. A proposito di roba senza motivo, una è quella. Dai, la ranocchia, dai. Comunque no, non è la prima run, anzi tutt'altro. L'ho giocato un numero esorbitante di volte, veramente esorbitante. L'ho giocato pure, l'ho ripreso pure a 5 euro, a 3 euro su PlayStation 5. E l'ho rigiocato quando non era uscito ancora un cazzo. Faccio, figurati. Pure il 2 ho giocato molto del reboot. Ma non mi dà gusto perché sono tutte le varie trame, sottotrame. Non... quella secondo me va bene per chi non si è giocato il gioco. Fermo restando che quando i media sono diversi il risultato a volte è sempre diverso. Però in questo caso mi sento di non perdere tempo proprio. Pure se a me Pedro Pascal piace, non mi frega un cazzo delle scelte di casting. Cioè quella roba lì da super fan deficiente, non me ne frega niente. Oh, oh. Cominciamo subito alla grande, comunque lei si trova subito, non è solo naufragata, è successo un macello della Madonna. Questa qua c'è stata una scena molto tosta all'inizio. Che è successo qui? Cazzi, che non lo vedi. Come dicevo, si difende ancora, nonostante siano passati 10 anni, questo all'epoca poi era già abbastanza stupefacente. Una fiaccola. Non devo fare. No, no, quella è roba incredibile, per me è roba incredibile. Ma perché mi salva, mi dicevi Serino, perché mi sa, ma città, io poi stamattina ho lavorato, quindi non ho seguito niente di quello che ha fatto lui. Oppure sta qua e non me ne sono accorto. Boh. Hey, Dead Cat, ieri ci sono andato sul tardi, però avevano finito praticamente, peccato. Però io ho detto due o tre robe che ho detto anche a voi adesso, cioè che non credo che la vedrò. Perché me da... cioè la scena quella in cui con la macchina arrivano loro, quello è il pezzo dopo col fratello, è proprio identico, che cazzo mi dovete fare? Ma so... anzi la magodo di più perché me la so giocare. Ma poi perché, dove sta scritto che deve essere bella, scusa? Cioè, te lo sto a dire, questo gioco, io gioco sempre i giochi con i pezzi di fregna, lo dico senza vergogna, no? Però in quel caso non mi pare una diminuzio, basta che sia brava. Allora, qua com'era la questione? La questione sui ponti. Aspetta, Ah, ecco com'era, vedi. Certo, non sono il massimo dell'intelligenza i puzzle che stanno a questo, no? Come il primo, i primi, mi ricordo, i primi due per me erano impossibili. Anche perché all'epoca non c'era risolvere secondo stage, secondo puzzle su Google, ad attaccare il cazzo. Se rimanevi bloccato, se c'è un amico che l'aveva fatto, bene, se no o compravi la rivista, cosa comunque possibile, fattibile, ma dovevi aspettare che ti pubblicavano il trucco o l'aiuto, oppure dovevi insistere fino a che non ci battevi la testa, fino a che non riuscivi. Calla sto maledetto.
Come no, i capelli poi sono spettacolari. Mo non fanno un baffo, ma i computer dell'epoca occupavano un sacco di RAM, di memoria. Erano una roba. Peccato che non si vedono più. Interviene. Sì, capito. La serie a me non mi ha dato proprio la voglia di continuare, visto che. Mi dispiace un po' giusto per Nick Offerman, perché lo volevo vedere, quello che fa con l'occhio a palla, perché lo volevo vedere nei panni di un in un ruolo drammatico dopo essermi sgarato a Parks and Recreation. Bella Ramsey non è affatto male, lui deve mettermi una gnocca da pure se poi è un cane a recitare, appunto. Ci sta la grande che la Ramsey, ma la gente comunque. Ho notato che sempre rompe, sempre e comunque. Io non so, io forse non voglio gli anni 90, 80, ma mi piacerebbe che le persone fossero un po' più intelligenti nelle critiche che fanno, per carità. Poi io non è che sono Einstein, però io fa la petizione per cambiare, che ne so, Titti, se fanno un film su Titti, la petizione per farlo più giallo non la farei mai. Faccio lo squillo per dire che ti sto pensando. Oddio, che tempi, ragazzi. Con lo Snake. Ellie ha 14 anni nella serie. No, nel gioco pure è un'amica adulta. O sbaglio? Aspetta, che me lo ricorda come lo fa qua. Devo bruciare qualche cosa. Aspetta. Lui mi piace, Pedro Pascal è bravo, però ti ripeto, ma che cazzo me ne frega a me? L'ho vista, l'ho giocato 60 volte da Last of Us. È bella la scena in cui, come l'hanno rifatta, quella specie di, quella fuga grossa, quella specie di, chiamiamolo, scena, quella scena di massa, quella è bella, fatta benissimo, però l'ho vista già. Ma sì, ma che... imbecille, questo è proprio d'altro che, come mi ha detto Vispe ieri, questa non era degna manco del Badum, però è bello, ci arrivi. Che mi manca da fare? Devo da fuoco ai frignetti che stanno qua per terra. Sì, devo bruciare i frignetti che stanno qua. Sono sovrumani. C'hanno, guarda, c'è stato un pezzo di descalico al massimo. Quando loro fuggono col pick up, fanno uno stacco, un dettaglio sull'adesivo Desert Storm Veterans. Se vede proprio, lo fanno proprio lo stacco grosso. Aspetta, salva, che io mica mi ricordo. Ah, sì. Sì. Me lo devo ricordare, perché mo sto pure bello rincoglionito io, tachipirinato. Adesso spingi. Così me l'hanno detto un sacco di volte. Ma non in questa circostanza. Un pochino, qualche sintomo, ma non è grave. Max ha fatto. Ah, io che me frega, io le battute le faccio sempre, poi dipende pure da chi c'è con me a fare compagnia. Ma alla fine non è che mi sto facendo tanti problemi. Ah, che bello. Qua Crystal Dynamics veramente hanno fatto un lavorone. Ma cazzo ha fatto a fare quella cazzata di Avengers poi, tu bene? Forse tutti come. Infatti. Ma Isper, ma là subentra pure il fattore spettacolarità, no? Rieccolo questo. Questo che se lo solo fa. Ah, ho sbagliato io, scusate. Perché sto giocando col pad della Series X, finalmente sono riuscito a collegarlo. Guarda che cazzo di roba.
Perché questo non va. Allora ho messo quest'altro. Però Y, non mi ricordo mai che Y sarebbe il triangolo. Sto maledetto. Sì, sì, ti aiuterò. Questo lo si può fare. Capisci perché è stupida poi la presa di coscienza nel terzo capitolo, no? Tu già cominci 10 minuti, già mi ha ammazzato tutto, un tizio. Dai, dai, corri, corri. Sì, c'è sta roba un po' che è invecchiata, ma i quick time event mi sono mai piaciuti. Ha ucciso per difesa, sì sì, ma pure dopo non è che ammazza a sangue freddo. Però c'è il pezzo, poi quando ci arriveremo al terzo lo vedrai. Corri me. A proposito di Mediuman, ieri mi sono visto i primi due episodi di Solo Lillo. Senza speranza, cioè senza grandi. Devo dire che mi ha sorpreso, non me l'aspettavo così, mi aspettavo più una cosa più molto terra terra. Invece non è male. Comunque c'è sta un pensiero dietro. Poi sta Pietro Sermonti che a me piace sempre. No, no, Ispe, perché ho guardato solo il primo episodio e non mi sono messo a guardare il secondo e il terzo, non mi cazzo, ma perché. Già ho visto l'Ambaradan, va bene così. Nel gioco no, non me la ricordo. Beh, ma dimmela, no. Dilla in maniera molto vaga. Chiave inglese, fucile. DLO2, me lo devo rigiocare. Ispe è il ragazzo giovane, sì. Chiappette. No, ma lei è bellissima, a me è sempre piaciuta tanto. Nel secondo poi un po' la cambiano, e nel terzo sembra un'altra. Cioè, gli hanno fatto 3 lifting. Nel secondo ancora ancora, ma nel terzo proprio c'è qualcosa che è strano. Io a volte mi scordo le cose, ma cerco sempre di pensarci fino alla morte. E poi me lo ricordo. Guarda che roba. Perché che fanno le tombe segrete? Si. Ah, esatto. Stavo a cercare un termine non offensivo. Volevo dire pecorona, però insomma. Quello è. E comunque considerate che questo gioco c'ha 10 anni, È vero che ci hanno rimesso un pochetto di mano nel tempo, Hanno fatto diverse paccette. Uno cerca di aprire una porta, non funziona, lo fa due passi indietro, Tommy compare da 20-30 metri di corridoio con un fucile classico senza aprire un momento, si mette quello pure, si muove e lo becca in un occhio. Ah, vabbè. Bello che avevo 100 follower e mo 98. Beh, io pure, io faccio come il gambero, Ogni tanto qualcuno se ne va. Di solito quando dico uno sfonnone è una roba che è un po' scomoda, tipo fascisti di merda. Allora, PS, qualcuno se ne va. Perché io lo dico sempre, io parlo con tutti, ma a volte con i muri di gomma è difficile comunicare, capito? Ah, che bello. Poi se volete approfondire questi discorsi li abbiamo fatti sul canale dei gatti nella quinta puntata di Mutalic. Ispe, ma sai Max, mi devi avere il poster dietro, sì. Vuoi pure questo? Salva, aspetta, come te lo faccio vedere? C'è un altro? Non so se si vede, è l'Eddy the X-Factor. In cartolina, guarda, ti ci faccio una bella fotocopia. Questa roba che sta presso a me è dal 94. Quello dal 93, questo qua. Ah, che bello sto pezzo. Madonna che bellezza, i capelli sono veramente strepitosi. Quell'aereo dal 43, direi proprio di sì. Ma quest'isola è ricca di misteri, Hanno le mie età quei poster, sì, anziché 93. Io ho fatto una battuta irripetibile quando stavamo a giocare a Monster Hunter. Salva la sentita. Che io nel 90 già mi ero dedicato ad alcune pratiche. Mi sono sgarato quella volta. Su, coraggio. No, perché io non l'ho mai vista l'host, mai pure. Fermati! Però ce l'ha qualcosa di quella roba lì, perché.
Mo vedremo, andando avanti nella trama vedremo. Mo lei praticamente sta tornando, sta cercando di riunirsi ai suoi compagni. E scopriremo pure perché sta qua. Noi non sappiamo un cazzo. Lo so, me l'hai già detto che non capisco niente. Però non mi ci sono messo a vederla. Perché te l'ho detto l'altra volta, già, tu ma già ricazziato. Ma lei che backstory ha? Noi la scopriremo mano a mano, Ispe. Qua ti buttate cada punta nell'azione, ma poi ti fa vedere dei flashback. No, un po' star sole, no. Però mi sono visto Downton Abbey. Però non tutto, sono arrivata alla terza pratica di trombasci. Certo direi non ha. Non per una causa. Mi manca, com'è? Beh, è una roba ambientata nei primi anni 20 del secolo scorso, quindi. È roba di scopereccia. Molto blanda. Camerieri. Non è male. Non è male. Solo che io un po' mi sono rotto i coglioni. Sono tipo non so quante stagioni, sono tipo 10-12. Vedi che perace che gli hanno fatto. Sam! Rot! Qualcuno mi riceve! Si sente, sì? Non è un caso. Ah no, non sta qua per caso. Vedrai che ne sapremo di più. Se non qui, pure nel secondo capitolo ci illustreranno alcune cose della sua personalità. No, ma mi sono riaggrappato! Ah, non lo potevo fare, ecco perché. Non lo devo fare. Sì, che si è addestrata è fuori di dubbio. Tu non hai mai giocato Ispe questo gioco qua? Beh, c'ha quanto te quasi, ma. No, scherzo, non c'ha così tanto, però. Io pure l'ho consumato. Nei primi minuti era morta 20 volte. No. Ah, ok. Io l'ho finito salva 2 PC fa la prima volta. Ci ho continuato a giocare ogni tanto nel tempo. Poi l'ho detto, l'ho preso pure su PS5 a 3€, 1€ quanto costava, e l'ho giocato pure là. Affanculo. Là ce l'ho triplone, io ce l'ho tutti e tre gratis su Epic. Ce l'ho questo su Steam e gli altri 3 sul PSN Store. Più del così. Il terzo poi, vabbè, feci pure la recensione, ma. Chiesta a gran voce. Ci rimasi proprio male. Sì. Qualcuno mi riceve, per favore rispondete. Lei sta a morire freddo. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Qua pare un po', eh. Lo precipita Tash. Perché viaggi in Giappone in canottiera? Che idea è? Eh no, ma loro quando sono partiti c'era il sole, no? Poi si è fatto. Sono incrociati. Ma mo vedrai, Ispe, mo vedrai. Mi piace che tu devi fare delle belle domande, però a volte sono più imporposo, come si dice. Abbi pazienza. Poi ti sta bene, guarda che perace. Anche se a 3€ Rise of Tomb Raider l'ho comprato. Madonna, Rise of Tomb Raider è proprio bello in modo assurdo. Chi è? Ma comunque per me rimane esteticamente rimane pregevole. Sì, ma sto scherzando io. È che non te voglio rispondere mandando avanti la storia del gioco, in quel senso lì. Tu puoi fare di quello che ti pare. E poi le due domande sono. Ecco, vedi, guarda. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. Oh, è in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta. Emiko. Lo so. Lei. Ma non so se mi daranno retta o se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Madonna, questa che voce mi hanno messo. E non lo dico solo per confortare. L'ho lasciato in italiano perché ci sono abituato. Io credo ormai. In te e anche Rot. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok. E Sam, grazie. Pimmenù. Non è sempre così musona.
Usai per prima qualcuno per fare i video se devo portare le telecamere in giro. Non c'aveva il telefono. Mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa tutti. Interfaccia a noi non è nuova. Ecco perché dovremmo puntare a batteria, est e non a qua. Ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutto. Su questi più o meno, ma non libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Io parlo di quell'ultimo, quello qua dicevi Kander, non l'ho manco mai visto. Quelli che invece con Angelina Jolie l'ho visti, ma solo perché ci stava lei, ma sono ammonnezza incommensurabile proprio. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Però lei fa la sua porca tu figura. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, se è brutto, di cui uno in storia asiatica. Sono tutti brutti, quindi. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Sì, non sì, sì. Un dottorato. Senti, per sapere. Proseguendo est, entreremo direttamente esatto. Nel triangolo del drago. È quella la allora nostra meta. Allora ripreso da questo. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste, il triangolo delle Bermuda sembra Disneyworld. Molto pieto. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Sono tutti vestiti leggeri, vedi, Ispe? A parte il dottore che c'ha 7 kg di maglioni. Non ditemi che siete basta. Tutti. L'altro sono Ray tutti ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Io guardo un film di Lino Banfi qui, triangolo del drago. Non posso crederci. No, pure qualche altra roba. Lo vedi per il parace, non per la trama, esatto. Quello sì. Quanti film mi sono visto per il Perace? Io non c'è, mi sono visto pure Zorro con Catherine Zeta-Jones, quell'altro con Antonio Banderas. Non era manco malissimo, però insomma, non è che l'ho visto per vedere Zorro. Io, sti cazzi, non posso stare. Zorro, troverò qualcosa da mangiare. Giusto. C'è sta qua una componente survival appena accennata. Invece, nel secondo è un po' più. Vedremo che è un po' più. C'è un po' più d'accento su sta cosa. Qua è appena accennata. Come mai dici ciò? Che è una sta associazione di idee col Perace mi ha fatto ridere. Posso usare con altro? Quanto hai preso? Dai, quanto hai preso? Porco cane. Beh, quelli sono tutti sono stupidissimi, ma qualcosa fa ridere, tipo che ne so, quelli con. Gianfranco D'Angelo con Renzo Montagnani, i vari le mogli di qua, le vacanze di là, quelli certo non posso cacciare a mani nude. Non ti preoccupiamo, ci arriviamo a prendere l'arco. Devo trovare un'arma. Posso farcela. Dai. 10 me coglioni. Devo prendere bene il tempo. Ecco qua. Ma i coglioni, stai a cavallo, stai io. Arco lungo improvvisato. Vediamo se funziona ancora. Questo è bello, questo è bello. Poi a me piace perché c'è l'arco, io. Quando ancora non andava tanto di moda sto gioco, già ci avevano messo l'arco. Mo. Qualsiasi gioco ci deve avere un arco, no? È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Come si faceva quella roba lì? Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Non stai a cavallo di più. Ho capito che c'hai fame, Lara. Se troviamo il dino ce lo mangiamo. Un poco la pelle ci pulimo l'arco. Madonna che liscio. Vabbè, col cannocchiale lo vedi, col binocolo lo vedi l'otto. Io dici sono delle religioni. No, com'era quell'altra? Condotta. Manco là. Condotta 9, capirai, già mi immagino. Che no, in condotta vuol dire che eri proprio pessimo già, perché di meno eri proprio da
dalla Bibbia. Quando la fame ti arriva alle orecchie, te mangi tutto. Sale Bibbia più o meno. Bene, torniamo al campo. Ah, così era. Questo sta. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Ho preso vicino al 9. Esatto. Abbiamo questa roba qua. Come si può notare, queste ci stanno delle strutture che sono proprio della guerra mondiale. Questi sono bunker, oltre all'aereo, questi sono bunker, no? Siamo, ne esploreremo qualcuno. Ah, per tornare al campo, come cazzo devo fare? Ah, di qua. Fatemi ricordare. Come correva? Non correva? Lo scatto non mi ricordo come si fa. Ah, ok. Imico. Voilà. Investe esperienza nel menu abilità per potenziare le tue abilità. Previsione di latino scritto da 7 a 8, previsione di greco scritto da 5 a 7. E invece no. Belin, 3 spot. Ah, ok. Ah, mamma mia, ma bello proprio. Qui Conrad Roth, capitano dell'Endurance. Ci siete? Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del drago. Roth! Lara! Sei vivo! Calma, piccola, calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovati in una caverna. C'era c'è pure la 60 basso, però. Ok. Alzo un pochetto il volume del gioco che mi sale un po' basso. Mi sa, mi par mi. Eccoci. Bocca di sto. Ora dove sei, Lara? Stai bene? Uè, salva, eccoci. Stiamo aspettando gli spottosi. È tutta colpa. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno. Bel nome. Ha servito a portare fortuna. Ciao Jackie, il remake del 2013. Ti prego, vieni a prendermi. Il primo della trilogia di Crystal Dynamics. Puoi farcela, Lara. Saluta. Ciao. Ricordi la scalata dello Snow? Vado 2 anni, saluta. Il segreto ciao, è ciao. Rendersi conto che si può andare soltanto a reboot, no remake, reboot, giusto. Sali in quota attraversando le antiche rovine. Pardon. È una precisazione doverosa questa salva, grazie. Ok. Ok. Esci dalla foresta. Vamos. Ma dove vamos? Perché è rallentato così? Musica. Ah, musica, è vero. Senza che spoileri. Un reboob. Giusto. Ehi. Ehi. Ecco. C'è qualcuno? Ecco che si è aperto il bunker. Si è aperto, qualcuno l'ha aperto per noi. La tomba della regina c'è una roba veramente strana. Questo pezzo è lost. Il fatto della botola. Ah. Potrei passare di qua. Che c'entra il tattoo? Merda. Ma qual è il tattoo? Tatooine. Ah.
Con il tatto, io ho letto da tu, pensavo questo rincoglionito, non c'era caso. Cosa sono queste incisioni? Ma che ne so io? Non so, non te sto a capire, ma è colpa mia probabilmente. Caro il mio ragioniere. Cosa sto facendo? Ah, nel film? Ah no, nel film non l'ho visto, che cazzo ti dico, boh. Il film è diverso, la storia è diversa da questo. Oddio, è una follia. Oh no. Come ho messo la curiosità? Ah ok, non lo sapevo perché non avendolo visto. Qua non c'è stata una roba del genere, per quello dicevo. Non mi pare proprio. Ah, un disco, non me lo ricordavo. Mazza, ha visto giorni migliori poi. Ah, qua devo fare. Pensa che rumore che fa sto pad, ma lo metto sotto. No, no, non mi pare, Ispe, non mi pare proprio. Qua c'è stata la roba da prendere. No one lives. Ma cominciamo a vedere pure l'ambiente intorno, eh. Nessuno lascia. Nessuno se ne va. Ma che? A saperlo. Progettace di... Questa maschera no rappresenta una donna astiosa dalle fattezze demoniache. Esamina per scoprire informazioni segrete, tipo... Sulla parte interna ci sono tracce di pittura bianca. Eccole. Il proprietario di questa maschera era di nobili origini. Questi sono i collectibles, ma non credo che ce ne fregherà un cazzo, tanto le pia tutti, quelli che troviamo. Tanto in 18 run l'ho trovati tutti, quindi non è che me ne frega un cazzo, potete starli a vedere. Ma andiamo avanti abbastanza spediti, direi. Damu! Pistola, uè pistola! Okay. Era il mio core business fino a qualche anno fa, mo l'ho riaperto però, Tac tac, lo vedi? Pistola. Yes. E là dei perace ce ne sta pure abbastanza. Il giusto, il giusto. Ah, eccoli, l'ho trovato già, possibile. È una bella scarpinata. Eh sì. Hai sentito? Gli ottantenni che fanno la voce dei ragazzetti. Abbiamo un fuoco, seguite il fumo. Arriviamo. Quale banner? Lara, sei viva? Sam. Grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventare. Ah, nostri, cazzi. No, quello nostri, cazzi. Di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Quella è prova di divertimento, non c'è nessuna velleità di guadagno, mai stata. Scusa, manco qua, Io sono Mattias. Faccio l'insegnante. Non dà la mano? Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Siediti. Sì. Sam mi stava raccontando della regina del sole. Sei uno straccio, sì, Lara. Emiko. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Emiko regnava su tutto l'odierno Giappone. L'avrò sentita mille volte. Emiko era splendida, misteriosa, ma anche potente e spietata. Sì, ma qualcuno è stata a parlare a bassa voce. E qui di solito smetto di ascoltare. Le leggende hanno sempre. L'ho aperto nel 2008, salva, mica ieri. Ahoy, la roba che ci trovi dentro. Un'armata di fieri samurai.
questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti. Poi è stato chiuso per 5 anni per cazzi, cazzi vari. Poi prima di aprire Twitch, 3-4 mesi prima, forse pure di più, l'ho riaperto. Poi dopo mi ha piaciuto lo schiribizzo di aprire pure Twitch. Tant'è che ci faccio la rubrica al disco del mese su Twitch. Il disco della settimana, scusa, che è quello che c'ho sempre là dietro. Ogni settimana metto un disco diverso. Ma io sì, poi ci ho messo una normale perché mi sbordava tutto dalla collezione. Ho cambiato, l'ho ricomprato, quello l'ho venduto. No, Sam! Ma visto io sta roba, mi sa che qua è tutto diverso, quindi te lo godi pure a vedertelo perché è diverso. No, ma poi c'era proprio. Era fatta con la stagnola proprio, col cookie. Ah. No, sta roba non mi pare proprio da ricordarmela, a me sa. Ah, ma è una tua ipotesi o l'hai vista del film? Ah, oddio, come ci stanno. Sta un pezzo un po' gnegne. Ah, no, qua non è così. Che io sappia. Che se mi ricordo bene, anzi, col film c'entra poco. Ah. Mazza, non sapevo che fosse fatto proprio sulla trama di questo io, il film. Grazie. Ma... ci ho sudato sopra anni, eh. Eccola. E... attento. Contenuti sempre che sono andati sempre dopo sulla gallery, che sono una raccolta di copertine brutte. Le 10 medallare più belle e più brave. Insomma, c'è sta un sacco di roba, recensioni speciali. Era qui con un certo Mattias. L'ho riaperto, ma me la prendo con molta più calma di prima. Prima c'avevo le rubriche fisse. Dobbiamo trovarli. Sì, fississime. Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiunge Roth insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No. Sta cazzata, la dove fanno tutti i film, eh? Sai usare film questo... e giochi? Beh, sono un po' arrugginito, ma... ma ce la farò. Andate da Roth. Noi troveremo Sam e quel Mattias. Fate hobbies. Ti sei sicura di farci? Sì, e... magari prima mi riposerò qualche minuto. Dal dottore, ma occhio a dometti le mani, c'è star penale qua. Pur se l'era maggiorenne, ma. Fai pure. Io vado in avanscoperta. Ok. Divenuti così. In avanscoperta. Niente male. Allora, qua c'è stata la rubina già per cominciare a vedere. No, la torcia devo fare, aspetta. Ah, poi lei ogni volta che si mette sotto fa sotto la sede, fa quella roba lì. Come cazzo si faceva la torcia, mo? Devo accendere quella roba là. Ah, di qua. Voilà. Mi ricordo. Tieni premuto B, sì. Questi servono perché do per potenziare armi, se no rimani con lancia freccette. Questo. Non riesco a credere che sto partecipando a una spedizione per trovare la terra natale. Questo bisogna sentirlo perché è lore. Lara si è messa in testa di cercarla da quando le ho raccontato la storia di Imiko anni fa. Io non ci ho mai dato troppo peso. Invece per lei potrebbe essere vera. Mia nonna me la raccontava come se si trattasse di un vecchio ricordo. Migliaia d'anni fa, la regina Imiko dominava la terra di Yamatai. La chiamavano regina del sole ed era tanto sola. Bella quanto enigmatica, ma anche potente e spietata. Il sole sorgeva su ordine di Imiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Un giorno però, Yamatai scomparve nel nulla e le sue tracce si persero nella storia. Zanzan.
Quindi è colpa di Sam che stiamo qua a cercare sta roba. Andiamo in fissa la ranocchia. Zanzan. Non si apre. Ah no, ci vuole la piccozza potente. Ci vuole, devo ritornare. Questo c'è sta un bel po' di backtracking se uno lo vuole fare su sto gioco, ma mano a mano che si evolvono le cose, l'equipaggiamento, si può tornare indietro e aprire quello che ti sei lasciato indietro. Boh, vabbè. Boh, cominciamo a fare veramente... Fra poco, non adesso. Ah, ce l'ho tutte le frecce. Ottimo. Giro un po' rimedia materiali. No, non ci penso proprio a comprarmi lo Switch. Solo... Io vorrei giocare solo Zelda Breath of the Wild, ma mi pare un investimento eccessivo per giocare un gioco solo, perché poi a me il resto della roba Nintendo non mi piace. Ah, il GPS. Una specie di contenitore. Chi li avrà lasciati? Per forza rimane là che ti metti a combattere. Lara è in crisi. Questa lascia i libri a destra e a sinistra, non fai questa cosa. Io stessa sono molto dubbiosa riguardo a questa spedizione. Ho le palpitazioni, lo stomaco in subbuglio. La nausea aumenta man mano che ci avviciniamo al triangolo del drago. Il triangolo del drago. Ma non è come avere l'ansia prima di un esame importante. Che mi prende? Dovrei essere entusiasta. Questo viaggio promette grandi cose. Devo pensare positivo. Passerò da Lara a chiederle di farsi un drink insieme a me. Va bene, se lo dici tu. Hai visto che drink? Ne ho bevuto poca di acqua. Non era quella buona, però. Chinati. Ah, per schivare. Faccio un cazzo con queste frecce. Meno male, va. Devi avvertirmi dei lupi, Whitman. Sì. Meno male che era andata in una scoperta. Il dottore di sto cazzo. Ciao, nonne! Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Non mi ricordo come ci si cura, se fa da solo. Buon salve. Stiamo a cercare il dottore, mo noi, ma... In realtà, basterebbe andare dritto. Tacci tua! Meno male, va. Questa è tutta roba che serve per fare esperienza, non... Salve, salve, ne? Che racconti? Come andiamo qua? Non stavo giocando Tomb Raider Reboot. Se no giustamente salva Luca, non mi si schioppa e fa bene. Così a buffo. No, no, ma è un errore marchiano, l'ho fatto io, infatti, non è un remake. Mi ricordo il primo, cioè giocarli adesso quelli là sarebbero proprio... Ci ho riprovato una volta, mi ricordo, quello con Venezia, Gersi, con Tomb Raider 2, madonna. A vederlo mo' devi un corpo. Quei poligonozzi. Parecchio. Io l'ho detto pure un'altra volta, in genere quella grafica, le prime grafiche poligonali sono invecchiate tanto, i primi giochi poligonali. Sì, 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 si gira mentre salta. Via libera un cazzo, ho ammazzato un branco dei lupi. Sono buono pure io. Mi avesse detto una virgola, mi avesse detto. Ciao nonne. Ciao. Vai tranquillo, stasera ci abbiamo Aloy che ci fa compagnia. Oggi è una bella giornata in compagnia. Vabbè, ma sul mio canale dei maschi se ne vedono pochi in realtà. Solo quando siamo obbligati. Perché se no, se si può scegliere, è sempre femminile.
Ah, pure questa non si apre già. No. Stasera. Ah, tu c'hai Monster Salvalogan, tu c'hai Monster Hunter Rise, io c'ho Horizon. Horizon Zero Dawn, l'ho spostato di sera perché merita. Mi dispiaceva farlo solo il pomeriggio. No, Rise l'ho eliminato. Io invece ho eliminato Rise. Li conosco. Sono simboli rituali. Ma poi ci stavi quella volta che l'ho annunciato Urbi e Torbi che l'avrei tolto. È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani. Mm. E a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi naufragando. Straordinario. Speriamo di non diventare assassini come loro. Prova ad azionare quell'altro. Non so io. Quello è sicuro. Manca la maniglia. Pensa che lo puoi spuntare però per non vederlo più. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Incredibile. Ma tu che sei stato a fare fino a mo' tutto? Cioè, non ho capito. Questa piccozza. Questi simboli. Un culto del sole. Sei maledetto, sì, è tipo una specie di karma che ti si ripropone. Amaterasu. Possibile. Amaterasu. Permaflex. Allora, andiamo a cercare questi materiali che non mi ricordo assolutamente dove trovarli. Ah, forse la devo potenziare al... Sì. Qua. Mo si comparirà per sempre. Ecco fatto. Mo mi sa che possiamo pure aprire... quei cosi. Possiamo pure aprire questo qua. Infatti. Questi sono punti mica male, eh? Ora vado a pure quelli all'inizio, io vaffanculo. Via! Nonne! Nonne, nonne! Qua non c'ho scelta, nonne, qua li do ammazzare gli animali. No, nonne, ispe, li do ammazzare gli animali. Perché sennò me se mangiano. Armaterasu. Questo dio Amaterasu. Mi sa che la risentiremo il nome della Amaterasu, se non mi ricordo male. Ah, vedi che mi ero scordato. A chi sarà dedicato? Ma tu sì, ma il problema è mio, infatti. Sono io quello che sceglie di non farlo. Però lo faccio pure con le persone, hai visto? Non ammazzo gli innocenti spesso. Prossima settimana forse nevica, magari. Beh, da me è possibile, già l'ha fatto. Già l'ha fatto, quindi potrebbe farlo di nuovo. Questa statua era meglio prima. A me mi dispiace mica, eh. Mi sa che questo è un altro documento che ci siamo persi prima. Quante arie che si dà. Whitman ha fatto una scenata Whitman è pure biondo. Le riprese di quello spezzone. Dovrebbe star zitto e aiutarci, invece, visto che il suo contributo scientifico alla spedizione è praticamente nullo. Forse si calmerà quando troveremo Yamatai e inizieremo a girare sul serio. È un rompipalle patentato, ma credo sappia fare il suo mestiere. Io devo mantenere la calma e fare il mio. Lara non lo sa, ma l'ho ripresa di nascosto. Di notte. Voglio che abbia il riconoscimento che si merita. Senza contare che è molto telegenica. Ce ne eravamo accorti. Credo sia un talento naturale, uno dei tanti che ha. Whitman creperà d'invidia, ma lo scoprirà solo al nostro ritorno, quando il film sarà proiettato ai maggiori festival internazionali. Quindi non è solo una spedizione scientifica, è pure un... tutto un modo per fare un documentario e fare il granage, capito? E fa soldi. Non è solo un impeto di scoperta. Lara sì, ma chi c'è intorno mica tanto. O almeno non solo. Guarda la roba che mi ero scordato. Cioè, si perde perché sono piccole, ma sono belle intricate queste aree. Soprattutto all'inizio sono. Dopo peggio ancora. Però uno non se l'aspetta. Invece. Conigliace, no, il coniglio non ammazzo manco se mi sto a morire di fame. Cosa che non è adesso, quindi. Ah, cacciatore è buono.
Ma non lo devo ammazzare io. Ci sei, Lara? Sì, proviamo, sì, grandissimo rompipalle. Io sono pronto. Io sono un carnivoro codardo, perché se li dovessi ammazzare io gli animali non mangerei. Mi fanno troppo pena. E poi è vero che la fame aguzza la spietatezza, però in condizioni normali non lo farei. Considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko, adesso inizia a parlare come Sam Whitman. Cammina. È un'isola ricca di storia. Ma come no? Ti ripeto, io non sono tanto angosciato perché la mangio spesso. Come la faccio io? La faccio. Tutte le donne potenti, prima o poi la fa pure mia madre, insomma. Poi ogni tanto te la compro. Quindi. Però se lo dici così mi metti curiosità. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Immagini, potevamo da poco. Se riusciremo a raccontarle. Ci riusciremo? Chi lo sa? Incredibile. È Imiko. Le pizzette al colare. Ma guarda, la ciotola, le candele. Mi preoccupa sta cosa, infatti. Venerarla. Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Questa è una miniera d'oro. I nostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Oddio, Pietro Ubaldi mi perseguita. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. No. Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. Tua. Ci penso io. No. No. Che coglione. Lasciatemi. Vai, vai con loro, Lara. Fai come dicono. Dai мне pistolet. Иди. Gigi. Пошла. John Miller. Chi siete? Cosa Tica. Volete da noi? Sì, ma soprattutto quanti siete? Un fiorino. Lasciateli stare, vi prego. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Testa di cazzo, Whitman, no? Uno c'ha la pistola a mano e la leva. Paf, cinguina. Quante ne pia sto gioco, Lara, Morella, ma quante ne ridà? Chissà se oggi sarebbe uscito con tutti sti rompicoglioni che stanno in giro. Non so, qualche polemica c'è stata lo stesso, ma senza senso proprio. Fase stealth. Allora? Addio. Ah, che spettacolo. Qua è abbastanza. Stiamo ancora nella fase un po' di apprendimento, eh. Poi gli stage sono un po' più complicati da superare. Mo stiamo ancora in una fase tutorialistica. Ah sì, bravo, mi ricordo una cosa. Bravo, sì. Sì, sì, sì. Quello è palese, quello che si va a fare, no? Ma non ho capito, uno non può raccontare niente. Che famo? Io non ci ho visto niente. Vabbè, poi. È normale, io non ci vedo niente di male in pochissime cose, però. Mi è sembrata una cosa narrativa. Poi visto non è che. Si difende lei comunque, no? No, 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 non può fare più un campo. È per quello che la roba fa tutta cacare, perché deve essere tutta media, no? Non te romper cazzo a nessuno, ma la roba che non romper cazzo a nessuno non se la ricorda nessuno. Ammazza che Tana. Tana Croft? Esatto, Wisp. Ma perché? Cioè, ma qual è il problema? Non ho capito. Puff! Vedi? La mano sul peraggio, quindi la sta mettendo. Tyson! Ma ha criticato anche, capisco per quale cazzo di motivo, cioè, boh. C'ha senso quello che fa Lara, eh. No, io volevo sparare sul pisello, io.
Bellissimo. No, è bello, a me mi è sempre piaciuto sto gioco, perché comunque c'ha dei pezzi very strong, eh? Rick Grimes. Guarda lei. Non sbudellare. Questo era proprio uno sbudellage. Ah, sì, mo ho capito che dice. Rick Grimes. Beh no, qua sei optato per un modello Tyson e Holyfield, capito? Tu eri piccolo, te lo ricordi? Quando ancora box se l'anculava qualcuno, era quello. Non sa ancora più nessuno a box. Io lo amo Rick Grimes. Io no. Ma più che altro perché mi ha rotto il cazzo subito la serie dopo la quarta, la terza stagione. La quarta forse. Cerchiamo le armi nelle Bibbie. Io dopo quella scena non l'ho visto più. Sì, sta di The Walking Dead. Modello Suarez. Quello mi ricordo. Grande fan vista tutta. Oh, allora vedi, c'è un grande fan. Ispa è un fannone proprio. Fannone, madonna mia. Un fannonissimo. I fumetti non letti fino a poi se li ha portati via la mia ex spalla. Erano i suoi. Però l'ho letti tutti. Quelli che erano usciti qua in Italia. Anche io non te ce la facevo. Io ero fan di Maggie. Qui c'è qualcun altro. Andata giù di là. C'è più ferite lei che un alce, porco cane. Raniera, vieni subito fuori. Non puoi sfuggirci. È armata. Sì, ma fammi giocare come si deve, no? Quei rallenti, dai. Però è bello. Abbastanza fan. Come no, l'altra volta mi ha fatto tutta l'analisi di Negan. Ogni tanto lo citi. Per qui la mia la crescita me ne frega più. Se è crescita ormonale, sì, ma tanto già era adulta. Madonna, che fatta? De lucido. Dai Lara, dai. Ah, mamma mia, che bello. Io poi non amo i platform, poi questo qua è l'unico che alla fine sì, essendo abbastanza semplice, che quindi fai cosa al millimetro, riesco a sopportarlo. Poi per il perace sopporto pure un po' di platforming. La voglia. Usa l'arco per uccidere furtivamente. Se mi fai muove. Ah, auto fa e basta. Guarda che pippa, Fa la prescia. Sì, però era l'unica, perché poi sono morto. Cioè, non c'è stava nessuno Walking Dead. L'avvenente, Michonne, come lo chiamava Rick in italiano, Michonne. Vediamo un po', portafogli. Cellulare rosso. Chi è Shane Walsh? Shane. Cos'era, un'altra petroliera? No, sembrava una nave scientifica. Potrebbe esserci roba buona. Sentito? Datemi una mano! Ah già, lei non posso, adesso non posso fare le cose in fretta così. Benissimo! Beccate sta punturaccia. Che coglione. Ah, Shane coso, no? Il grandissimo Rosenthal. Come si chiama l'attore? Rosenthal. Ho fatto pure il punitore a 6.000 film. Infatti. È uno dei più amati, addirittura. Comunque l'idea iniziale è una bella idea. Sì. Vedo del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Oddio, sono nei guai. John Berntal, no Rosenthal. Era sempre la radice, era sempre quella là. Non so perché. John Berntal.
sta pure al Ghost Recon in far cattivo, Ghost Recon e Break o qualcosa. Non deve essere stato facile. Invece far cattivo, insomma. Devi avvertire gli altri, Rotta. Lo sai che io invece l'ho preso a un prezzo stracciatissimo. Quando è uscito faceva veramente cagare. Poi con le opzioni un po' per renderlo difficile, un po' più difficile, ha preso un po' di senso. Però sì, è stata una mezza delusione all'inizio, soprattutto che hai fatto vedere quella roba fighissima da survival e poi non c'è stato un cazzo. Invece poi hanno dovuto rifare tutto da capo. Numeri. Che siano coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovati. Certo. Gli sviluppatori. Ma stiamo arrivando alla prima, siamo usciti dalla prima area tutorial e così arriviamo alla parte in cui il gioco si apre. Siano terribili, prima forse poi che mi fa a me, non so se l'ho detto già. Io la demo, già dalla demo io avrei preso a palate la protagonista, proprio a palate sopra la schiena l'avrei presa. Antipatica come una merda proprio. Il gioco brutto, sembrava Final Fantasy 15 senza i quattro tizi. Adesso non serve. Non so che fine abbia fatto il resto dell'equipaggio. Spero stiano bene. Daryl. Devono star bene. Devono. Non capisco cosa stia succedendo in questo posto. Perché mostri? L'importante è che Rot trovi il modo di riportarci tutti a casa. Rot. Allora, qua che possiamo cominciare? Continua a fare killer sta roba qua. Capienza superiore. Famo questo. Aumenta le chiappe. La fortuna di trovare roba. Daryl, Norman Reedus, sì, come no. Il Pantegana, con i capelli sempre ingrassati, pure quando si era appena lavati, capito? Qua non possiamo fare un cazzo. Corda robusta, aumenta la cadenza di fuoco. Vabbè, tanto le fa tutte. Questa è la pistola, le potenzio subito. È quello. È lui o non è lui? Intanto abbiamo finito. Ma Carlo, sono pulito, come no? Prendi esempio da Sam Porter Bridges che si lava sempre. Ah, vedi? Capitolo 25 luglio 1982. Sono passati alcuni giorni dallo schianto. Pensa un po', questa non la sapevo, Sarva. La seconda volta abbiamo cercato, sì, quello di lo sapevo, salvare, con risultati disastrosi. Sapevo che sarebbe successo. Esattamente come la prima volta, il mare si è ingrossato all'improvviso. Appena abbiamo preso il largo, si è alzato un vento potentissimo seguito da un'onda colossale. La nostra scialuppa è stata gettata violentemente sugli scogli come un giocattolo. Sono morti in due. Questo è importante, ti dice una prima cosa molto importante. È gravemente ferito. Gli altri sono nel panico. E mi implorano di escogitare un piano. Ne ho uno, ovviamente, ma non include loro. Sono deboli e stupidi. In questo luogo avrebbero comunque vita breve. Ho suggerito di compiere un ultimo tentativo, ma senza di me. Sarebbe un suicidio. Questo ormai è evidente. Questo ti fa capire che se tu ti allontani dall'isola, qualcosa succede che ti riporta indietro. È un primo indizio di questa cosa qua. No one lives. Boh, vediamo come si evolve questa cosa qua. No. Intanto abbiamo cominciato a capire. Ma che roba? Che orogenesi ste montagne. Guarda, l'hai scatenato, l'abbiamo scatenato un disco. Padre Mattias ha detto di stare. Questa è roba di Dio salva, perché io ti ripeto, non sono un cazzo. Ne vorrà un'altra per la prova. Stasera ne sapremo di più. Laggiù è stato un massacro. C'è Vladi, mi raccomando. Non mi stupisce. È un sanguinario. Padre Mattias non ha niente da dire. Niente di niente. I russi sono con lui da sempre. Cos'è stato? Do un'occhiata. Bene, così. Volevo sentire che stavano a D prima di farlo, perché questo me lo ricordavo bene. E voilà.
Sì, sì, quella me la ricordo, te ricordi, me l'avevi raccontata sta roba. Da questo punto di vista. Fanno quello che devono per proteggere... com'era? I loro cari. Questo già l'ho depredato, sì. Qualcosa mi ricordo dei tesori, cioè, sono andato proprio a botta sicura. Qua bisogna esplorare perché altrimenti le armi non si potenziano. Sì, ma io non me lo ricordo. Come si chiamava il figlio di Rick? Stavo a dire lo spornone. No, ma non c'è buono e cattivo, come diciamo ieri per Cyberpunk. C'è il grigio. Quello è bello. Bianco e nero è noioso. È qui dentro. Prendiamola. Viva o morta? Morta. La spina nel fianco. Cos'è stato? Sì. Carl, giusto, giusto, Carl. Il doppiatore italiano me l'ha sempre fatto sgarare. Che poi all'epoca l'ho dovuto vedere in italiano. Shane. Michon. Oddio. Continua a cercare. Sì, va bene. Sì, un pezzo di cazzo. Guarda che pezzo allucinante questo. No, non credo. No, non credo. Il doppiaggio è brutto, eh. Però mi frega sempre che mi piace il doppiaggio dell'Ara, quindi l'ho lasciato in italiano. Lei è meglio di Guillermo Tell, che gusto. Quando te la compri. No! Guarda se è abbassato sto merdone. Oddio, questo è pericolosissimo. E porco cazzo, mori, no? Ecco fatto. Le morti dell'Ara di solito sono veramente cruente a sto gioco. Mo' questa è stata così, ma di solito gli ficcano di tutto dentro. Coltelli, bastoni, schiaffi, ha crashato, bellissimo, lo devo far ripartire, ma vaffanculo, ha crashato, vabbè dai, me lo faccio, sto a far ripartire. Ma chissà perché poi, cioè, stamattina non l'ho, c'ho avuto tanto tempo di provarlo, però... Devo dire la verità, non ci ho avuto granché tempo di provarlo. Questo è l'ultimo. Ogni tanto si pianta, Ma io poi ci avessi il PC del 15-18, cioè il PC della Madonna di Cestocova, porco cane. Che crashi? Cosa crashi? Dove siamo ripartiti? Ah, vabbè, da qua, va, ci potremo stare. Voi due, di là. Voi due, di là. Ok. Ma come cazzo parlate? Sì, beh, sì. Sì, sì, sì. Io avevo preso sto PC con Windows 11. Ho fatto il downgrade gratuito al 10. È incredibile quanto fa schifo Windows 11. Ne fanno uno buono e uno cattivo. Sono come chiamo un Amart. A Cupertino, come si chiama? No, Cupertino è Apple. Ne fanno uno buono e uno cattivo. Adesso vediamo un Amart, fanno un album buono o uno no? Un album buono o uno no? Ma ultimamente quasi sempre no, però in grosso modo la tendenza è quella. Così fa Microsoft con i Windows. Bravo, hai fatto sto sarto. Questi i primi te li fai, ma gli altri te vedono poi.
Salva, guarda quanti ne abbiamo ammazzati già qua, eh. Ne abbiamo ammazzati una decina. Sempre riguardo al discorso del terzo. Quando non lo citerò mai più fino a che non ci arriveremo al terzo. La Rambo. A ricogliere quel giacco da Rambo. No, devo stare più attento a quelli sopra. Voi due, di là. Ok. Dai, voglio arrivare alla parte aperta. Beh, ci abbiamo ancora tempo, ma... queste sono proprio le parti ancora insegnate a giocare. No, un cazzo di niente. Wow. Ehi, occhio. Ehi, come parli? Dove arriva? Fino alle caverne marine. Cazzo, che sia caduto? No, non credo. Ma comunque veramente si difende ancora. Graficamente si difende veramente la cifra ancora. C'ha avuto un po', l'ho detto pure prima già, un po' di rimaneggiamento ce l'ha avuto, però non puoi cambiare ex novo un gioco che è già uscito. Porco cane. Questo te lo lascia perdere, perché sennò se ne sgamano questi sopra. Attenzione alle fiamme! Senti Pietro Ubaldi? L'immancabile One. Che devo fare? Questo è più resistente. Ci ho pensato, ma non mannava. Spendici i soldi. Da mo che lo volevo fare. L'avevo fatto per un altro sito che c'avevo prima. Non mi ha dato nessun beneficio farlo, quindi non l'ho fatto. Per quello non l'ho fatto. Tanto oggi, Salva, ti trovano tutti tramite i link dei social, ti trovano se tu metti l'articolo, se metti l'articolo sulla pagina, sul tuo profilo, se no... Ma chi è che digita ancora? Difficile, capito? Quindi non l'ho comprato mai. Per esperienze pregresse e per come è cambiato il mondo di internet. Pure a me non è che mi piace vedere tutto quell'ambaradan, però... Alla fine... Ecco un altro pezzettino di storie. Dopo che le onde ci spinsero a riva, pioggia e vento ci martellarono per giorni. Non potevamo costruirci un riparo né cercare cibo. Non riuscivamo a muoverci, come se una mano gigantesca ci tenesse inchiodati lì. Appena la tempesta sembrò placarsi, padre Mattias giunse da noi. Era calmo, parlava sottovoce, sembrava conoscerci, i nostri nomi, da dove venivamo. Si rivolse a noi nella nostra lingua e noi l'ascoltammo mentre ci confidava la verità sull'isola. Ci mise davanti a una scelta, sopravvivere o morire. Mi coglioni che saggio. Alcuni scelsero di opporsi a lui e padre Mattias li uccise a sangue freddo. Non sembrava astioso né malvagio, ma calmo e risoluto. Con i piedi nella sabbia e il sangue dei miei compagni che mi grondava dalle mani, capii che mai mi sarei opposto a lui. Immagino sempre il doppiatore. Com'è venuta? Beh, un po' esagerata l'hai fatta. Vabbè, sti cazzi, ce ne sono altre 600. Dai, vai. Avanti al prossimo. Però questa pure è importante, perché padre Mattias, mo ce lo cominciamo a conoscere bene. Oltre al fatto che loro, come si è capito, non si possono muovere dall'isola. Questo te lo spiega già il primo messaggio, il messaggio precedente. Mi fa ridere a me un po' che tu devi scoprire pezzi da loro tramite dei diari lasciati a cazzo in giro dalla gente così, però... Ci passiamo sopra, non ce la stiamo a fare i precisini. Ah, che bell'ombra! Posso farcela. Dai. Per fare una roba del genere di essere un incrocio fra Luferrigno e Yuri Keiki. Yuri Keiki, quello quando vinceva le medaglie. Keki Yuri, Yuri Keki. Eccolo qua. Siamo quasi arrivati. Ah, ecco qua. Siamo arrivati alla fine del tutorial. Beh.
Bella, metti proprio la mano sopra la ferita, lo sai come lo fa schizzare. Quale fortuna. Però anch'io sono felice di vederti. No, ma gli ha messo la mano proprio sulla... dove c'ha tutto lo sbrego, porco, sai, gli urli. Hai avuto notizie degli altri? Niente. Ehi, tenda, che cosa stai facendo? I lupi hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della scialuppa. Senza non potremmo mai lasciare questa maledetta isola. Ho capito, ma a te servono bende, morfina, antisettici. È tutto nello zaino. Infatti... te ci tocca a Nadara. No. Voi del nord, la vostra testa dura. Che è? De brembate? Ok. I capelli mi fanno impazzire. Cioè, lo dirò 700 volte, però è vero che è solo la coda, però pure voi del nord. E tutta roba che sta nello zaino, Lara, poi. Un polentaggio. Dai, corri. Me l'ho ricordato sta... Madonna, quello non è lupo, è un orso. Cosa sta facendo? Come che stai facendo? Lo zaino è là dentro. 6 km quadrati, guarda dove sta lo zaino. Ah, qua mo si apre proprio, qua c'è sta tutta una serie di robe che uno potrebbe fare più avanti, più indietro, ma... questo è il primo vero stage. Rispetto ai corridoioni che mi ho fatto fino a mo. Giriamocelo piano piano. Anche pure per capire un attimo come arriva là sopra, che io mica mi ricordo, sai. Ah no, qua c'è sta il piccozzame. Ancora non lo posso fare? No. Ci vuole quella evoluta. Questo non lo posso fare. Posso fare un cazzo? Infatti questo è il primo che te fa... ti fa venire voglia di tornare indietro, l'Agna Croft. No, però l'Agna si è stata da fa, però, dai, si è stata, secondo me si è stata da fa. Anche perché se no, la rimaniamo fermi. Dov'è? Qua dietro? Cosa c'è ne qua? Oh. Oh, meno male, va. Ma la di fa legge pure a me, però. Mandamelo in PM. Ma oggi quando tutti scorrono tutti a leggere voto, poi sono rimasti in pochi a cercare di capire i discorsi. Comunque sì, Ranzi, che lei si lamenta, nel primo la fanno veramente lamentare un numero esorbitante di volte, nel secondo è ridotto sto continuo gemere. Su quello ti do ragionissima. Qua? Vabbè, sì, ci posso andare. Rovine. Epoca Kamakura. Che facesse tutto parte di Yamatai. Queste sono abitazioni civili, diciamo, infatti, non sono i bunker, quella roba lì che abbiamo visto prima. Noi abbiamo visto come abbiamo cominciato a vedere tante delle abitazioni normali. Normali per loro. Allora, qua c'è sta il cordone. Ma voglio andare prima a prendere quella roba là sotto. Aspetta, Secondo me è più cazzone del terzo. Boh, è carino, ma a me non mi ha detto un... No, ma il terzo è proprio brutto. È un rifacimento della storia del 2, è uguale. Però è più brutto, ci stanno delle cose illogiche. Ma tanto lo faccio io, Faccio tutta la trilogia, mo sti cazzi.
Tanto il primo non è lunghissimo, il secondo è leggermente di più, però sono giochi che te li levi, tra virgolette, te li fai in 25-30 ore massimo, te li fai andando pure non troppo spedito. Devo capire se da sopra ci posso andare. Che cazzo. Devo far giro da sopra qua. Vabbè. Bello sti aerei della seconda guerra mondiale sfruttati per fare delle strutture. GPS. Voilà. Che aspettavo. Comunque sono ispirati, eh. Le stage sono ispirati proprio. Ma hanno fatto. Io veramente mi chiedo, me lo continuo a chiedere, ma come hanno fatto a fare Avengers? Come gli è venuto in mente? Cioè, così brutto, dico, così stupido. Ci ho giocato io, però. Pure quello ho preso un pezzo di pane, tanto per vederlo com'era. Finita la storia principale, è finito il gioco. Cazzo, mi frega di rifare queste missioni 80 volte. Bello, lei si arrampica con la torcia a mano, fantastico. Là dentro c'è un... Certi lupi è meglio ammazzarli a pistolate. Sugli escamotage per caricare gli stage. Quanti umani ci stavano qua? Qua ci hanno mangiato generazioni di lupi. Lo zaino, Lara. Lo zaino. Porco cane, quanti io. Pure un po' troppi. Eccolo. Bene. Ora torniamo da Rotterdam. Torniamo a Rotterdam. Da quello del nord. Come chiama lei? Voi del nord? Non so che cazzo avevo visto, eh. Portacci tua. Certo, se mi metti sempre Y come quick time, già i quick time sono stupidi, no? Se ci metti sempre Y. Voi del nord avete la testa dura, era quella, sì. Non mi sono fatto mangiare. A proposito di roba cruenta. Ma l'ho fatta mangiare come se fosse uno spezzatino. Lasciatemi uno, eh. Piscia, 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 piscia. Questo è un mostro disumano, non è un lupo, porco cane. Un lupo così grosso. Qui steroidi. Un meta lupo quello è, bravo, anzi, esatto. I lupi mica sono così, io. Porco cane. Ma va bene, perché così è più minaccioso quello che cazzo ti pare, però. Lara, come cazzo curi, eh? Ma qua c'è un'altra robetta, non mi sa che non ci poteva andare. Questa è la parte dopo. Ma devo andare giù a cura. Voi del nord avete la testa dura? Metà lupo, metà agnello. Guarda la roba che c'è stata da fare qua dopo con le corde. Abbacchio.
il lupo triste, abbacchio. Dai, veloce. Che ci vuole? Dai. Hai visto? Hai fatto 6.000 sarti. Guarda la gallina, sono duri che sta a correre sta gallina. Non ho mai visto una gallina così. Oddio. Bene. Ora ti rimetto in sesto. Ma Rosita! Ammazza che hai tirato fuori, porco cane. Banderas che parla con la gallina. Che pezzo di tronco di gallina. Rot. Sei Rot o sei San? Ma che? No, è Rot ancora, voglia. È orribile. Solo oggi abbiamo tolto la sezione Natale 2022. Mi sembrava doveroso. Ma dove? Sul sito dove stai a fare? Ma linkami, no, lì nei messaggi privati, così me lo vado a leggere. Perché qua non mi sa che te lo blocca il link. Bel lavoro. Madonna. Quindi a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna. È il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione. Ah, bello sto pezzo. Ascolta, Lara, dobbiamo inviare un SOS. In queste condizioni non posso arrampicarmi. Già, temevo proprio che l'avresti detto. Puoi farcela, Lara. Dopotutto, sei una Croft. Forse non quel tipo di Croft. Invece sì. Io sono una Croft, sono una sottiletta. Ecco, dammi questo, che questo è buono. Solo che ancora non lo sai. È iconica st'arma, no? Il rampino da scalata, come si chiama? Allora spero di scoprirlo presto. Buona utilità, eh? Stai molto attenta, Lara. Stai molto attenta, Lara. Sembrava io stessa di buona utilità. Piccozza da scalata, piccozza. Se te proverei a usare la piccozza su quelle rocce laggiù. Mi fossi deve fare di cazzi mia, comunque. Posso arrampicarmi? Esatto. Allora, Uncharted salva, l'ho giocati tutti e quattro. Però non. Se dovessi dire che è un gioco che mi piace, ti direi ni. Alla fine sembrano grosse esperienze interattive, ma del gioco ci trovo poco. Fermo restando che a me non mi piace proprio sparare negli Uncharted, soprattutto nel 4. Boom boom, piccozza da Mario Tozzi, quella portaspi, grande Mario Tozzi. Sono bei filmoni, capito, interattivi, salva, secondo me, non c'è poco da giocare alla fine. No? Il quarto è mostruoso, Cioè, ho giocato pure il DLC. Da vedere è una roba fighissima, però che tu fai, che tu stai sempre avanti e arrivi e c'è sta qualcuno a cui sparare che è arrivato prima di te, già me dal cazzo, capito? Perché ci dimetta la sparatoria. Ma mica è colpa dei Naughty Dog, è colpa di... Ah, questa che è una tomba, un tombage, tombasis? Se la tomba se la famo, tanto la prima è tipo brevissima. Brutto destino. Le grotte dei postumi, fantozzi, oh, merdaccia. Devo girare ogni angoletto, metti caso mi sono perso qualcosa. No.
ci vuole tutto qua. Non mi ricordo come si salva, se devo mettere a sete per salvare, c'è dei checkpoint prestabiliti. La tomba dell'indegno, tanto lo salvo. Punta ora abilità. Ringrazio Rot per tutte le scarpinate e le scalate che mi obbligava a fare. Ecco, muovispe se c'è. È come se mi stesse preparando a tutto questo. Ecco perché lei è brava a farlo. È evidente che l'isola è abitata. C'è una comunità organizzata che uccide e recluta nuovi seguaci. Perché? Sembra una specie di culto. Ma di che tipo? Ah, devo far parlare. Cosa vogliono? Cosa cercano di preciso? Vabbè, famo tutto mano a mano. Tanto questo è un classico gioco che non è che devi scegliere, non stavo a giocare a Cyberpunk, scegli solo quello che attiva prima, poi mano a mano fai tutto il resto. Guarda 250. Questa, già fatto. Sì, la madonna, caricatore, carrello. Tanto porta avanti pistola. Le pistole le mitiche. Beh, pure le altre armi, però l'arco e pistola sono le mie preferite, quindi per il momento risparmio. Tanto non è che devo fare chissà che. Io lo so, un quarto alle 6, dai, famo sta tomba. Cosa andiamo a riposare? In attesa della serata con Aloy. Cioè io, poi voi. Fate hobbies. Servitrici della regina del sole. Eccola là. Eccole là. Belle paffutelle. Sacrifici, omicidi. I testi sull'antica Yamatai non accennano a questi rituali. Sempre che quei testi siano veritieri. Cazzo, non sappiamo noi. Ma vatti a ricordare come lo fa qua, aspetta, eh. Ah, ok. Devo cercare di saltare il volo là sopra? No. Me la devo studiare. Io sto gelando. Gelate bene che magari dopo. Che se mangiamo? Ah, devo accendere il fuoco. Io in realtà no, sto bene perché con la stufa fa freddo per abbastanza, direi. Briga della ranocchia. Busto Logan. Beh, lo salva Logan, salva tutti. Bello il film di Mangold, Logan. Ah, guarda, non posso prendere fuoco perché c'è l'acqua che ce lo spegnerebbe. Ah, là devo andare, vedi che testa del broccolo che su. C'era andato già, eh. Sono abbastanza semplici, ma bisogna capirli. A me mi sono troppo arzigogolati, non è che mi danno grande gusto, dipende da come sono, dipende da che gioco sto giocando. Mannaggia il puttanazzo. Aspetta, eh. Ah, lo devo fare scendere, già. Guarda questa cosa a mano, mi sta da fastidio solo a vedete. Ah, ok, ci arriva lo stesso. Ah, lì. Voilà. Bravo, bravo. Ah, qua ci stanno degli equipaggiamenti super strafighi, mi ricordo. Forse questo luogo era in onore delle sacerdotesse. Incredibile. Tremila cazzi, prende solo una robetta, capito? Mi fa ridere sta roba. La prima è facile comunque, la prima è molto facile. Qualità oro. Qualità oro.
Esatto. Quali lavori. Voilà. Io potrei pure salvare qua, perché poi non mi ricordo dove sta il prossimo del campamento. Quindi famo una bella salvata, aumentiamo l'abilità e ci andiamo a riposare. Sì, per forza devo fare queste, perché l'altro non me le fa fare. Nel secondo mi pare che è un po' più esteso la pletora di abilità che poi fa. Mi pare, grosso modo. Ma ci arriveremo pure a quello, non è che dobbiamo stare a pensare al futuro così avanti. Caricatore avanzato, carrello furato, vai. Carrello. Rosario Carrello. Dovrebbe aver salvato, ok. Mi pare che c'è sta l'albero dei talenti. Pure a me mi pare, sì. È proprio diverso, più esteso. Al secondo. Beh, al secondo è tanta roba. Pure questo, però. Volevo un po' di perace prima di chiudere. Eccole. Ok. Comunque gli hanno fatte belle estese. Quella del film mica ce l'aveva così Alicia Vikander. Mi ricordo, era molto più... Chino, non vedi, guarda, stavo a chiudere. Benvenuta e benvenuti. Ma stavi a giocare? No, non sapevo come stavi a streamare. Grande Queen, a che stavi a giocare? Vediamo un po'. Ah, The Long Dark, ok. Seguite Chinoa. Seguite Chinoa, un grande consiglio. Calma, dignità e classe. Ma no, come quelle dei Frankenstein Junior, vere? Vabbè, allora faccio un altro pezzettino, visto che siete venuti. Che mi racconti di bello? Chi c'è con te? Palesatevi, ordunque. Se volete, se no no. Non è obbligatorio. Beh, scusate, C'è sta il Cavalier Commendator Magno Stream, al quale facciamo un applauso. No, ma io in realtà non sto tachipirinato apposta, ma era a rischio pure sta live oggi. Ma come sono guardato in cam oggi? C'avevo paura di saltare per aria. Com'è andata? Sempre la stessa run stai a fa? Quella... Hai visto che gente ti porto? Mamma mia. Ma già che ti porti da te, tu già fai un atto notevole di servigio a questo canale. Poi se ci porti pure Magno Stream, che te lo dica fa? Aumentiamo il valore proprio delle azioni. Dove si esce qua? Noi siamo tornati indietro nel tempo oggi. È una nuova area. Ah. Cazzo, sto tornando indietro però. Non streami spesso di pomeriggio però, te. Di solito più la sera, o sbaglio? Sempre stessa run, ma ha cambiato regione. È regioniere. Ciao, Ceniglia. Ma cosa fai? Arrivi tardi, ne? Così abbiamo presentato tutti gli amici. Seguite Magno quando si ricorderà, quando ci avrà voglia di farlo. Oggi è eccezione. Ah, ma è andato un ride? Sì. Quella dove è deceduto il precedente personaggio. Azzo, allora c'è Pepe. C'è paura. Invece oggi io qua per sostituire Monster Hunter Rise ho tirato fuori un mio vecchio amore, il reboot di Tomb Raider. Grazie per lo stream, chi no, non ho fatto in tempo a salutarti prima. Ciao Orso, ciao. Che c'era qua per terra? Ah, GPS, pensa un po' come stava imboscato. Dai, fammi un altro pezzettino, visto che siete venuti voi. Se no io alle 6 stavo già staccato, perché mi ho detto oggi sto un po' più sconvolto di ieri. Esatto. Sono tipo l'after hour io, capito? No, ma mi hai sorpreso, perché poi prima di fare lo stream
Ho finito di lavorare primo pomeriggio, come sono cominciavo alle 4 a stream, ho cominciato, no? Però prima di streamare mi sono preso una bella tachipirina, mi sono fatto una pennica. Chi vuole la guerra? Noi la vogliamo. Qui non c'è nessuno. Non sono arrivati fin quassù. Queste facce di culo. Allora risaliamo al bunker. Aspettiamo che passi la tempesta. Va bene. Va bene. Occhi aperti. Sì, sì. Mo vedono loro. Andate dentro, va. Dove andiamo? C'è tempo. Rilassiamoci. Rilassiamoci. Porco cane. Ho sbagliato. Che imbecille. Ho fatto tutto giusto fino a mo, eh. Quasi. Testimone Salvaluca nel Ranzic. Dicevo, questo era qualcuno di voi l'ha giocato, questo reboot della saga. Puff. Io mi sono divertito, l'ho giocato 6.000 volte in questi 10 anni. Come? Atla! Allora risaliamo al bunker! Cazzo di cane! Cazzo di cane! Ho detto come è possibile! Ho flashato per vedere uno stava di quello là! Ma cazzo di cane! Oddio! Io, l'hai giocato tu Cin? Questo per me è un bellissimo gioco! Bel gioco! Mi ci sono divertito veramente tanto. Poi Lara qua l'hanno fatta proprio veramente bene. I capelli soprattutto sono spettacolari. Uè, salva! Fai come la lampadina di Natale. Accendi, spegni. Si fa per ghignare, eh. Voglio andare a prendere pure sta roba qua. Eccolo qua. Io se non l'avete provato, pure a te chi no, te lo consiglio di provarlo. Non è male come gioco. Mi sono consultato con alcuni isolani, malgrado mi fosse espresso. Questo ce ne sentiamo perché sto a fare un po' dell'horror fatto bene. Ho una missione da compiere, ossia scoprire la verità. Le testimonianze. Se volete faccio un riassunto di quello che abbiamo fatto fino a mo'. Qui il legame della regina con il mondo spirituale è cosa nota. Dicono che controlli il sole e la pioggia, con il potere di modificare il ciclo della natura. Difficile da credere. Da dove traggono origine tali dicerie? Possibile che sia lei stessa ad alimentarle per dominare i sudditi facendo leva su primitive superstizioni? Nei loro occhi ho scorto assoluta riverenza quando le parlano, mista a un malcelato timore. La regina li governa con giustizia, impone tasse ragionevoli e li protegge con la sua guardia tonante. Sfido che alcuni di loro arrivino a venerarla. Per molti versi la regina del sole è più che una sovrana. Generare malcontento tra il suo popolo potrebbe rivelarsi ben più arduo del previsto. E vabbè... Questo è successivo all'era moderna. No, è successivo, è precedente. È proprio quando Himiko stava in carica. Himiko è la regina perduta di quest'isola che noi siamo venuti a scovare, a capire perché. Chi è, chi non è. Poi la nave dell'Ara e il suo equipaggio è stata travolta da una tempesta e si sono ritrovati naufraghi su quest'isola. Lei si è separata dai compagni. Prima per necessità, poi stupidamente, perché si sono separati, dividiamoci, come nel più classico dei film, no? E adesso stiamo andando a lanciare un segnale d'emergenza, per esempio riusciamo a chiamare dei soccorsi. Come stavo di prima nella prima parte, questo gioco è datato 2013, narratore di lore, sì. Lore. Come t'hai chiamato? Quella era Lob, però. È dalla 2013, ma si difende ancora molto bene, come potete notare. Konami ha svelato i dati di vendita della serie Metal Gear dal primo capitolo uscito ormai nel 1987. Oggi ha venduto 59 milioni di copie in tutto il mondo. Capirai, 4 sono le mie. capirai. Quando mai? L'hanno fatta tutti, ma siccome a Konami gliene frega più un cazzo.
Ce puoi morire. Voilà. Ce la fai a salire qua? Sì. Oddio, chi indomarsa, io manco li cani. Non mi piace proprio. Paf. Una serie scritta da cani. Dove manco il creatore ci capirebbe una ciolla. Io ho visto una scena da Ghella dove lui doveva spazzare le scale dei nemici per far salire Cenerentola e fanno a ballare col principe. Io proverò a trasmettere un messaggio. Ma sti cazzi, non mi posso mettere a giocare con Pippo Prudetto Pulino io. Devi trovare il terminale di comunicazione. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Va bene. Vi avviso appena lo trovo. Ci penso io. Il piccolo architetto. Ehi, ma qua le sgamano per forza. Non costringetemi a farlo. Sì, sì, si è visto, proprio, cioè, t'ho proprio costretto. Cerchiamola, subito. No. Ah, sto arrivando. Sono una schioppettata. Non credo proprio. Ma t'ho preso in fronte, perché ti tieni la gola? Vabbè. Voilà. Cinema, ti sei giocato solo questo oppure le altre tre? Per le news di Salva, è morto oggi Paco Rabanne. Quando c'era? 130 anni? Pace all'anima sua, per carità, eh. Alla fine del 3 da 4. Ah beh, anzi, ho una brutta sensazione. Non era manco vecchissimo. 81? No, ce li doveva fare 81. 79. Se 2023 c'eri quasi. Ne era manco anzianissimo allora, in realtà. Anzi, per carità. Ecco un altro pezzo flashback, che questo ci aiuta a capire che cazzo stiamo a fare qua. Reyes, ti dico che è un guasto meccanico, non elettrico. Ora, Alex. Vi ricordate quando le persone si portavano le telecamere per fare i filmini? Soldi per prima ISPE. Forse è proprio un guasto elettrico. Dici? Oh, ciao. Ehi. Chi è la pollastra? Oh, carina, eh? E come? È Alicia. Alicia? Mia figlia. Oh. Ariccia. Alicia e Ariccia, c'è sta. Ed è già presa. Fanno pure la porchetta. L'ha preso dal padre. Non badare a lui. Già. Devo pensare al guasto. Credo sia elettrico. Sul pannello dell'elettricità, che può essere? Ero al largo per una battuta di pesca notturna. Green, è ora di chiudere i boccaporti. Ok, arrivo. Stavo pescando. E a un certo punto vedo spuntare qualcosa dall'acqua. Io gli do una bella testata, così. Certo. 9 volte su 10 risolve tutto. Ci ho messo una settimana a riprendermi. Da allora non bevo un goccio. Ci vediamo a cena. Che cazzo l'ha data d'estate? Hai capito, Rot? Come gli dà? Bene, cominciamo a girare? Grazie. Dottor James Whitman, scena 15. Loro stanno a fare il documentario. Adesso ieri a lavorare al fiume un dingolo aggredì che la voleva. Taglia lungo il ventre, così. No, devi... Oh cielo, taglia! 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 Sì, ma stai tranquillo, eh. Tornerà indietro. Sono il dottor James Whitman. Vado a vedere. Un archeologo. Un archeologo di fama mondiale. Sono uno scienziato. James Whitman, archeologo. Io le cose di fama le mondiale. Esamino, non le tagliuzzo. Sono un pesce, tranquillo. Lo so che è un pesce. Quindi? Al diavolo questa maledetta TV, al diavolo! Ho studiato per divulgare cultura, Sam. Non per fare il cuoco.
Alberto Gianni, dai i pesci, c'ha ragione. Il pubblico vuole spettacolo, Jane. Leva la maglietta. Che vuoi da me? Finché non troveremo quel regno perduto. Tienilo da sopra, ok? Dai, il montaggio ti farà sembrare Gordon Ramsay. Dottor James Whitman, scena 15, Chuck 4, azione! Ora afferralo bene e taglia lungo il ventre. Così. A forza di studiarle ho le mappe. Ma lo devi pure appoggiare, ti facevi pure meno male. Ma se l'appoggi. Nel triangolo del drago non troveremo Yamatai. Ti ricordo quando trovasti quella mappa nello scavo di tuo padre. Madonna santa. Venisti a mostrarmela con quel pigiama con i pinguini. Avevo 5 anni, la mia prima scoperta. La mia prima grande istinto. Scoperta. Mi sono messo paura. Mio padre me lo diceva sempre. Non per niente ero un uomo istintivo, nel bene o nel male. Sarebbe stato orgoglioso di te, Lara. Ma che fai il primo piano sulle perage? Ma chi sta di via? La tempesta. Non so cosa ci aspetta, ma ce la faremo. Infatti si è visto. Che vedo tutta sta pioggia. Okay, Lara. Deve essere proprio super impermeabile quella telecamera. Fatemi vedere un po' i dintorni. Quello sono 18 e 4. Vabbè, no. Un altro pezzettino. Rompiamo il rosso del collo. Mamma mia. Queste sono tutte strutture della seconda guerra mondiale, come si vede poi dai furgoncini con lo stemma del Giappone, la bandiera, lo stemma. Mo sarebbe interessante ammazzare quello che sta là sopra. Per primo. Si vede da qua. Devo fare in maniera diversa. Devo aspettare che si gira e cercare di passare alla grande. Salute. Stavo a fare subito la cazzata, vedi? Proprio subito la stavo a fare. Loro hanno lo stock di tute col cappuccio. Non mi ricordo se dentro ci stava qualcun altro. Pensate sì. Oddio. Sa suspense. Eccolo. Faccio prima. Vedo di qua che c'è. Un bel membro c'è. Cosa? Chiamate qualcuno! Scusa, che cazzo ho visto? Sembra fatti i cazzi mia. Ah, eccolo va. Da spunno, amico. Amico? Amico Frizzo. Pensavo che l'avevo fatti fuori quasi tutti a sto punto, mancava solo quello sul faro. Ah no. Ammazza, ma che siete gomma. Quel piccolo architetto è arrivato. No. Guarda che lisci, per la prescia.
troppo forte questo uomo donna. Eh sì, io quando videogioco sono donna. Cioè le mie alter ego sono sempre donna. Però io sono uomo. Però le capisco. È per quello che ne sto alla larga. Qua c'era qualcosa di interessante da via. Eccoli qua. Che cos'è? Questa moneta iniziò a circolare in territorio giapponese a metà 800. Non vale un soldo bucato. Titolo che stai aspettando di più in questo 2023? Bella domanda, ma lo sai che io non ho nessun titolo che sto aspettando. Me l'ha chiesto pure Sinaggio questo. Che titolo stai aspettando nel 2023? Boh. Non ne ho idea. Ma veramente non c'ho. Se te lo dovessi dire così su due piedi non c'ho idea. Non lo so. Sono curioso di Wolong Dynasty, quella roba là, quello lo posso, mi piacerebbe giocarlo tipo ieri, però non è che c'ho sta grande senso d'attesa adesso. Mo ci dici pure il tuo, visto che hai sollevato la question. Mi pare giusto, eh. Non mi lascia appeso così come l'ultimo di Canovacci in cucina. Cioè, di fatto, non si smette di piovere, vabbè, di loro. Questo bunker. Seconda guerra. Quell'antenna mondiale. Dobbiamo raggiungere. Giapponesi. Per inciso. Voilà. Effettivamente un po' di roba, ma se proprio di sentire sono curioso per Hogwarts Legacy, da fan di Harry Potter. Ah, no, io Harry Potter mi sciacquo proprio le budella, proprio non mi è mai piaciuto. Ci ho provato a leggerlo, ma non mi piace proprio. Cioè, giocherei mai con i ragazzetti vestiti con i calzettoni, con la calzamaglia così. Che la camicia da notte, ecco, no, la calzamaglia. Nel bene o nel male, ora sono un seguace di padre Matias. Ho visto pure solo il primo film, poi mi sono rotto le palle. Scappare, tanto vale trovarsi la migliore sistemazione possibile. Affascinato. Lui mi considera il suo primo. Poi magari il gioco non c'entra un cazzo, però se non ti piace quell'ambiente... Ma è pericoloso, sa molte cose sull'isola. Credo sia la nostra unica speranza. Ah, i solari, Bilboa. Di da qui. Matias, pensa al nostro benessere. Abbiamo armi e cibo. Tutto ciò che le tempeste portano a riva diventa nostro e noi decidiamo la sorte dei nuovi naufraghi. Gli oppositori vengono uccisi. Siamo prigionieri e al tempo stesso carcerieri. Perché loro non se ne possono andare all'isola. Si è scoperta sta cosa qua. Ma loro, Lara non lo sa ancora, oppure pensa che non sia vero. Però padre Mattias ancora non l'hanno incontrato. O l'hanno incontrato, non mi ricordo. Forse sì, vabbè, poi ci arriveremo. Queste sembrano quelle strutture dell'Home Dark dove ficcate voi quei dubbi. So che qua c'è sempre qualcuno. A cosa serve? Il generatore dell'antenna. E come facciamo a portarlo? Questa era proprio. Era imperdibile. Sti cazzi dello stealth. No. Era troppo ghiotta questa. Vai crepa. Moriva. Quella era troppo invitante fare schioppa così come tu stronzi. Mazza che strano. Che strana tazza, pare una coppa, pare. Non è proprio ergonomica. Forse sì. Ma non per tutti. Tiè, cilindrica, Basta. Andiamo oltre. Questo è interessante. Last of Us Part 1, la data di uscita della versione PC è stata rinviata per i motivi. Beh, l'ho comprato 67 volte io Last of Us, ma pure per PC me lo devo ricomprare anche noi. Ma vabbè, ma mica...
A meno che non è 2, allora uno ci può pure pensare. Uno ci può pure pensare. Ma il primo veramente l'ho comprato 3 volte, 2 volte. Ecco qua. Quando fa questi scavallamenti vuol dire non possiamo più tornare indietro, quindi all'inizio uno non lo sa, ma dopo bisogna che se lo impara. L'ho fatta a occhio, ma mi sa che non era l'occhio giusto. Ce ne stanno diverse però, quindi posso provare a fare altro. Quel vetro sembra fragile. Sembra. Quindi? Ah, perché lo stava aspettando Amon. Non l'avevo letto quest'ultimo messaggio, sai che me l'ho perso. Non puoi scappare, straniera! Straniera! Ora ti guarderò crepare. Ah, ecco, vedi, mi ricordavo una roba de... Voleva prenderlo per PC, ah. A me quando esce Oliviera, se ne oggi è dopo domani. Ah, e allora capirai. Certo, se ci ha fatto la bocca, però alla fine 2 settimane in più sti cazzi, dai. No. Ah, il mitra, ottimo. Mitra anteguerra, cioè della guerra questo, si vede. Caricatore laterale. Soffrire. Adesso si ragiona. Va bene. Gli ho chiesto lui non farmi soffrire. Spedizione. Vabbè, questo l'ho saltato, vabbè, dai. È uno scienziato. Ci sta pure. Ci stanno 6.000 messaggi da loro. Quello là è uno fa parte di una spedizione scientifica. Ora, ovviamente è andata come tutta sta roba qua. Male. Ma perché sto rallenti del merda? Ma non mi giocavo come dico io, no? Preferisco la pistoletta io. Meglio pochi ma tutti giusti. Oh, quasi. Ancora mori, ma che cazzo sei io? Quello è pericoloso. Aia. Quello è pericoloso perché se... ecco, ci manna a fuoco. Madonna, che gusto. Come si spara bene a sto gioco, non c'è segrete? Non si spara bene come tanti altri rinomatissimi, ma... non è affatto male. Per quello pure mi è sempre piaciuto. Non c'è quella leggerezza che c'ha un Uncharted, per dire. Aspetta che ti sei auto stoppato. Effettivamente questo trimestre sta uscì il mondo. Che poi cazzo fai in 2 settimane? Molti ipotizzano non hanno rinventato per via delle troppe uscite. Ma sì, quando è così poco è perché se volevano fa spazio, no? Penso io. Chi è vivo ancora? Tu? Cioè lei ha fatto già una strage, eh? No, ne abbiamo ammazzati già una trentina. Di cui uno vabbè sangue freddo, perché quello te lo chiede, ma uno può pure evitare di farlo. Ma non noi. Oh, ecco l'altro che c'era pure. Tolleranza al dolore. Resiste meglio ai danni. Queste sono pure importanti. Queste pure sono importanti. Andiamo avanti con sopravvivenza. Così troviamo più materiali, vai. Buono così. Armi. Cosa che posso portare avanti solo il pistolame. Caricatore avanzato. Ottimo, a posto. Ciao Van Axel, benvenuto, bentornato. Io sparo a te, ma sparo in realtà. Come ben sappiamo ormai.
Vediamo se mi ricordo e non lo devo andare a guardare. Dimmi che ho indovinato. Sì. L'altra sera hanno fatto veramente lo show con Pocrea. Io ho visto la seconda parte dopo che ho finito. Poi sono venuto. Era già cominciato da un'ora e mezza. Però ho visto proprio, mi sono rivisto in foto tutta la prima parte. Devo dire, divertente. No, no, serve sempre. Serve sempre, lo so, qua è come una vetrina dentro a baccaro piccolissimo, però. Intanto c'è la vetrina. Mi sono buttato su sto grande classico io oggi. Che è stata a fa? Ma c'è i gatti che stanno a fare un match. Si sono divertiti, poi sono stati fino a luna. Ah, vedi, ma quello succede pure quando facciamo il Mutallic. Il post show è più lungo della trasmissione stessa, spesso. E quello pure è il bello, no? Beh, mo spero che vadano avanti. La chimica c'è, gli argomenti non mancano. Sì, questo io poi l'ho giocato, come dicevo prima, l'ho giocato veramente un sacco di ore nel corso degli anni, dal 2013 a oggi. Voilà. No, poi io in realtà stavo... Dove vai? Stalare è peggio di coso, peggio di James Bond. Voglio vedere che c'è stato qua prima di andare via. Lo vedi. Un pezzo l'avevo padre dimenticato. Mattias ci libererà. Da cosa? C'è sta. Ah sì, perché tu fai molte trasferte, è vero. Mi ricordo quella sera che stavi a far vedere. Stavi dall'altra parte dell'Italia, dove era? In Sardegna, no? No. Sì, mi pare, una cosa del genere. Comunque stai fuori casa. Ah. Infatti, vedi. C'ho la memoria, a volte mi faccio paura da solo. Mi scordo delle cose fondamentali, però, spesso. Non che quella non lo fosse, però, capito? Ti pareva che fosse così facile, Lara? Alex, mi senti? Eccomi. Il terminale è andato. Che stava a fare, Axel? Alex, come cazzo si chiama quello? Se non c'è un antennista nelle vicinanze, dovrai accedere manualmente al pannello di manutenzione. Ah, che culo! Okay. Scusa, mi sono uscito proprio così. Sì, beh. Bellissimo. Prima io adoro quei posti là dove fa freddo. Ci si caga sotto dal freddo e fa notte presto. In cima. Bellissimo. Un'altra scalata. Eh sì. Benone. Danone. È rimasta schibottita. Mi direbbe Frassica. Devo fare un altro pezzo. Salva. Io odio il freddo invece, mi piace il sole, perfetto. Mi metto occhiali da sole e ci vado io. Non so che cazzo devi fare, però qualcosa ci inventiamo. Periodo delle zanzare, no grazie. No, no, ma io l'estate proprio la odio. Proprio odio l'estate. Vada mo. Come diceva Ispede, quando sei studente è bella l'estate, perché per 3 mesi stai a palla all'aria, ma diciamo che da tutto ne ho fatto sempre a meno. 6 settembre 1982. Sono solo. Questo l'abbiamo sentito. Tutti gli altri sono morti. Meglio così. Li ho guardati dalle scogliere mentre la loro imbarcazione di fortuna era in balia della tempesta. Questo sempre per farti capire che non puoi andare. Le nubi sembravano un pugno pronto a infrangersi in acqua per stritolarli senza pietà. Nessuno. Vabbè, lo riassumo io. È un altro documento che attesta che non si può lasciare l'isola in alcun modo. Una volta approdati, rimani nell'euro. Che ha fatto? Ah, è bollente. Mamma mia, porella. Di tutto gli succede. Manca solo uno che gli fa i coppini da dietro.
munizioni. Speriamo. Funzionerà. Ah, ok, ecco come sono arrivato, sì sì, mi ricordo. Bellissimo. A proposito di neve. A proposito di neve e freddo. Neve. Impossibile. Esatto. Finemmare è un'isola quasi tropicale, no, ma comunque con un clima diverso da questo. Allora, salvataggio. Chiudo solo 6 a 23. Vabbè, faccio un altro pezzettino. Sono andato oltre le 6 perché mi ha dato chino agli amici Magno e Ciniglia. Allora sono rimasto un po' di più. Tana? Bella Maxi, mio propinquo all'aperitivo. Che è l'aperitivo? Sto scherzo. Buon aperitivo, aspetta che ti rifaccio uno sparage. Eccolo, la rodina e l'ombrellaio. Ecco perché pure sono staccato, andare a vedere. Devo andare a vedere. Allora, famo prima Magno in ordine di altezza. E poi famo Ubiball. Devo staccare un po' prima perché mi voglio andare a vedere da Ubiball lo Speaker's Corner. Stasera c'è sta, come si chiama? Figueroa? Forse è una deviazione mentale il cognome, non lo so. Grande Magno, buon aperitivo, grazie per il buon proseguimento. Ma alle 7, se non sbaglio. Alle 7, no, Ubi, pubblicizzati. Gabriel Quiroga, do cazzo è uscito, Figueroa. No, lasciami, no, lasciami. No! Vabbè, però non vale la prima parte. Autore di, non mi ricordo che RPG, però comunque so, i Speaker's Corner, ve l'assicuro, sono interessanti pure per uno che della materia non è pratico come me. Ah, su da Eric lo dovete fa? Ok. Eric the Stranger, grande specialista di RPG Tabletop. Sto diventando esperto, so pure la differenza fra Tabletop. Non è vero, non sono esperto. Puff! Sai che trambata. Quanti ce ne sono? Un bel po', fammi una strage, non ti preoccupare. Maledetto. No, morirei tu, no io. Siete carichi? Guarda che dopo che ti sei... Benissimo, no, sto sotto tachipirinace perché c'ho un po' di sintomi influenzali oggi. Infatti era a rischio sta live, ma mi sono abbastanza ripreso. Però, sì. Dopo la mia live di ieri, che hai combinato ieri? Io ieri sì, c'ho una cerveglia. Anche perché stamattina poi ho pure lavorato. Che è successo alla live di ieri? Ci devo preoccupare? Vai di tachiprina? Sì, sì, beh, ma... Sto molto meglio rispetto a oggi. Stamattina stavo proprio finito. Ho dovuto pure lavorare. Però prima di fare annunci mi sono assicurato che... Annunci di defezione, capito? Ho aspettato un po'. Infatti io ce l'ho fatto bene. Un'ora 247 alers, madonna santa. Vabbè, ma tu sei così, sei il caos primordiale applicato a Twitch. Ma come te va? Io non ci riuscirei mai. Mai ci riuscirei. Aia, beh, mi sono stato proprio fesso, eh. Sta proprio fesso. Oh, ma mannaggia a me, mannaggia. Mo sto a perdere un po' di focus. Che cazzo mi stanno a tirare i bicchieri? Ah, eccoli là, guarda, arriva. Siete tre stronzi. Poi pensa che tu i cooldown non l'avrai manco messi. Se l'hai messi sono ridicoli perché ce ne stanno altri 72 da fa. Ci siamo?
Non faremo il nome. Mi ha fatto venire la curiosità, ma vado a vedere Bob. Sto giocando difficile, ancora non crepo, eh. Bravo. Diciamo che non è proprio un Souls, però si difende come difficoltà, più avanti specialmente. No, maledetto figlio di... più tempo. Madonna, c'è voluto... c'è che te c'è voluto il momento quando hai finito. Poi magari ti hanno pure fatto qualche raid, qualche alert, ah sì, qualche alert, qualche roba del genere. Mi immagino. Penso. Nazionitico. Come minimo. Vabbè, ce ne volevano due. Pure una Xamamina, mo che ci stanno. T'affacci? Dovrebbe essere... no, il fuoco, guarda, se moro col fuoco così sono proprio l'ultimo di pirla. Ragazzi, voi siete più esperti di me? Dipende da che. Se parliamo di pesca sono una pippa. Beh, poi tanto finisco pure io, voglio prepararmi per vederla. Devo preparare la cena. È vero che se non si scrive in chat le views su Twitch non riconta? A dopo. Ciao Ubi, ci vediamo dopo, vi saluto dopo. Fuori dai piedi, lei è mia! Non ne ho idea io, Salva. Ma proprio... cosa vuol dire? Ma proprio niente, niente. Fari se cazzo ti fa. Sono ancora viva. Chi è ancora viva? Chi ha detto sono ancora viva? Ma mi dispiace aver lasciato tutta quella roba dietro, però. Vabbè che ci siamo tornati in ogni momento. Secondo me no, ma pure secondo me mi pare un po' pretestuosa come cosa. Pure quello che se tu abbassi l'audio non ti conta il lurk. Pure quello ho sentito io girando nei vari canali, però può darsi, può darsi. Quello può darsi. Quello... se tu abbassi il lettore, il player, può darsi di sì. Però questo che non scrivi mi pare esagerato. Così a naso, eh. E, modestamente a naso vado quasi sempre esattamente. Voilà. Arriviamo al prossimo campo per salvare e chiudo, eh. Anche perché mi sa che poi dopo c'è sta la torre vera e propria. Questo è un altro di quei bunker sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, se vede. Ah, cazzo, aspetta, aspetta, aspetta. La spietta, quello che famo non lo prendiamo. Come no? Scendi, scendi. Lei ti dà gusto come si muove negli ambienti, ti dà proprio gusto a muoverla. Pure per quello ci ho giocato un sacco di volte, perché è proprio ben fatto. Ma sì, ma infatti mi pareva strano. No, se no diventa una tortura. Come cazzo fai? Che fai? Dai, bacchettate la gente per farla scrivere. Aiutatemi, scrivete in chat. Non si può, no? A Twitch che cazzo gli frega se scrivi? Basta che guardi i spot. Quella, secondo me, il distinguo è quello, eh. Oppure se, vabbè, fate i suburbs, ma... ripeto, io sono pochi mesi che sto qua, quindi... ah, ricorda logica, conoscendo gli altri social, così dovrebbe essere. Conosco questi kanji. Ma un conto sui bug, perché a volte ti mette delle visualizzazioni che invece non c'hai, nel senso che stanno in 5, in 10 e so magari di più o di meno. A volte capita che non si aggiorna bene, ma
A livello del rendiconto, secondo me te ne conta. Poi ripeto, io non sono l'esperto che mai. Come, che mai scambiato di essere. Assolutamente no. Sto di questo è il mio terzo mese su Twitch. E prima lo usavo solo per guardare cazzate, tipo. Come famo tutti. Ma non interagivo pochissimo. Cioè, non sapevo proprio delle meccaniche interne. I raid che cazzo sapeva che erano. Ma ha insegnato Silangio questo i raid. DSO me l'ha insegnato Ubiball. Tu pensa che maestri che c'ho così variegati. Ecco qua, siamo arrivati, va. Ci fermiamo qua. Sentiamo sto messaggio. 17 settembre 1982. Questo è importante. Inizio a farmi un'idea più precisa. Per scoprire il segreto dell'isola dovrò prima conoscere a fondo la sua storia. Mm. Mi occorre tempo e spazio per studiare. L'isola cela molti misteri. Primo fra tutti, quello delle rovine, certo, di un antico regno giapponese e della sua misteriosa regina. Ah, questo è proprio all'inizio di me, della storia di padre Mattias. Inizio da lei. Mi pare strano quello che troviamo in giro sti pezzi di carta super importanti. Ok. E voilà. Solo per far salvare, poi le modifiche le faccio la prossima volta. Questo lo possiamo pure staccare, perché tanto serve solo per... Tromb Raider. Tromb Raider. Il dito a banana, come diceva Sabrina Impacciatore. Voilà. Allora, io adesso fra una mezz'oretta me ne vado sul canale di Eric, visto che l'ha lanciato Ubibo, la solita lo faranno là, penso, lo Speaker's Corner. Vado a vedere questa intervista, che a me, ripeto, io degli RPG cartacei proprio me ne può fregare di meno, ma mi piace sempre perché i creativi hanno sempre qualcosa da dire, quindi me lo vado a vedere volentieri. E noi ci vediamo alle 21 con Horizon Zero Dawn. Ringrazio Van Axel di essere passato, salva Logan, Ispe, tutti gli amici Ubiball, se no famo Ciniglia, Magnostream, Kinoa. Diciamo che le interazioni contano. Sì, contano, però se te vedono e basta va bene lo stesso. Penso io, cin cin. Poi lo sai che le meccaniche, quelle le sa l'ingegnere come funziona, non ti preoccupare. Nel report è indicato tutto, è vero. È indicato quanti ti hanno scritto, quanti hanno guardato, quanti hanno scureggiato, tutto. Questo se si spegne poi mi fa un favore. Il volume a zero non conta come seguito. Ah, lo vedi? Come dicevo io. Infatti non lo metto mai io quando lo metto a zero. Come ore seguite? Ah. Vabbè. Ma perché? Ah, perché salva c'avevi il dubbio, c'è questo dubbio qua. Iunalina. Ah, Iunalina, come stavo a ricordare ieri. Vabbè, ragazzuoli, grazie della compagnia. Mi sembra che Tomb Raider siamo andati proprio alla Star Grande. Io mi sono divertito, voi vi siete divertiti. Ranzic si è divertito. Non l'ho citato, non lo cito mai. Se lo s'arrabbia. Vi saluto. Ciao Van. Ti rifaccio uno sciottino a Vanessa. Ciao. Perché c'ho voglia di fa. Lo rifaccio pure a Ciniglia. Ciao, amici. Con tutti sti trattini. Bevossino, mi fate imbrogliare. Io che ce l'ho sempre sotto mano la tastiera. Seguitevi, come se non ci fosse un domani. Voilà. Io faccio fini sempre di Cristina De Cantè e poi lancio l'ultimo. Grazie del ride, Queen Queen. Fate Instagram, se non te posso taggare per ringraziate. Io su TikTok non ci vengo. Buona serata, ci vediamo alle 21 con me. Chi vuole, se chi non vuole, alla prossima. Figurati.